Da pochi minuti la nave Open Arms con 147 migranti a bordo è arrivata all'alba di stamane nelle immediate vicinanze di Lampedusa. Diverse motovedette della Guardia di Finanza della Capitaneria di Porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione ONG catalana che si è diretta verso l'isola delle Pelagie, scortata da due navi militari, dopo che il TAR del Lazio ha accolto un suo ricorso, sospendendo il divieto di ingresso nelle acque italiane disposto da Salvini. Provvedimento rinnovato ieri dal Ministro dell'Interno che ha presentato ricorso contro la decisione del TAR, ribadendo il suo no allo sbarco dei migranti. Al momento la Open Arms è ancora a ridosso dell'isola, nella zona di Cala Francese, a poche centinaia di metri dall'entrata del porto. Le condizioni del mare non sono buone e, stando alle previsioni, permaneranno così per tutta la giornata. Quindi la ONG è entrata direttamente in acque nazionali italiane ed è a centinaia, poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa. Vediamo cosa succede, vi tengo aggiornati nelle prossimi minuti di quello che sta per succedere. Grazie per avermi seguito, arrivederci.